Salvatore, esiste un modo per poter smaltire il veleno dei vaccini, sia per grandi che per piccoli? Esiste, è sempre esistito ed esisterà sempre, finché ci sono le api, finché ci sono i fiori, finché la natura procrea, c'è tutto il possibile e immaginabile per poter debellare i veleni. Prendi per esempio, ci sono certi uccelli che mangiano delle sporcizie che si avvelenano, anche frutte velenose, li devono mangiare perché non trovano altro. Ma sono gli ara, cioè sono quei pappagalline, come si chiamano, gli ara. Questi qua sono capaci che dopo aver mangiato quelle cose che gli creano mal di pancia e altri problemi, se ne vanno in una montagna piena d'argilla, che è tutta argilla. E si mangiano l'argilla come faceva il mio cane Black Brown. Ora l'argilla è un potentissimo elemento che assorbe veleni. Addirittura se tu butti a terra l'acido muriatico, gli devi mettere l'argilla sopra e finisce tutto l'effetto dell'acido muriatico, perché lo ingloba nelle sue cellule, ingloba l'acido e l'acido non funziona più. Se poi prendiamo il caso di Chernobyl, come sono state bloccate quelle radiazioni nucleari? Con l'argilla. Gli americani hanno capito che l'unico elemento di assorbimento era l'argilla, addirittura i raggi gamma, beta, alfa, li assorbite tutte e poi li hanno buttato colate di cemento sopra l'argilla, che il cemento è fatto d'argilla, cioè in poche parole va, di puzzolana, di cose naturali. Quindi ci sono i rimedi per i grandi mali e ci sono i rimedi pure per questi vigliacchi assassini che impongono all'umanità di farsi il vaccino. Quando sono nato io, i Pusted, i famosi Pusted, che ti lasciavano come un soldo di 100 lire una piaga così nella spalla, quello era il vaccino, io non ce l'ho. Mia madre gli ha detto non lo faccio. Dice ma fate quello che volete, è figlio mio e ci vado io, fatelo ai vostri figli. E io non l'ho fatto, né mio fratello né mia sorella. Benissimo, e allora cosa succede quando purtroppo le madri d'oggi hanno paura di imporsi? Perché, diciamo così, alcuni magistrati hanno detto che non è legale il vaccino, che non è legge il vaccino. Eppure alla Cassazione, non so dove, stanno cercando di imporlo. Perché? Perché le multinazionali guadagnano miliardi e loro sono colluse con le multinazionali. Per me questa cosa dovrebbe avvenire, che lo popolo italiano, come nell'altro video, lo popolo italiano essendo sovrano, cioè comanda il popolo, dovrebbe rompergli le corna a sta gente, a dire no, vaccini voi non ne fate ai bambini, siamo noi che gestiamo il popolo italiano, siamo noi che vi abbiamo messi lì per salvaguardare noi, non per avvelenarci e per ucciderci, non per far arricchire le multinazionali. Queste non lo fanno, purtroppo io lo faccio e mi massacrano. E questo è il problema, perché sono solo. L'unione fa la forza. Se tu mi vuoi aprire, mi vuoi spezzare questo dito, me lo spezzi facilmente. Ma se proprio con la mia mano così, tu non ci riuscirai. Perché questa mano si muove da sola, fa così e ti spacca il muso. Capisci? Con un dito solo tu lo spezzi. Ora quello che non abbiamo capito noi è che l'unione fa la forza. Se noi crediamo, se noi conosciamo, se noi ci informiamo, questa gente non può condurci dove vogliono loro. Capisce? C'è
una cosa così alternativa e poi ti dico come si fa per i vaccini dei bambini. Quando io mi sono andato a scrivere dal prete per sposarmi, io sono andato da lui nel periodo da adesso di luglio, diciamo, in pantaloncino e magliettina corta, per come sono adesso, sempre così sono io, inverno e estate. Non ho freddo, non ho caldo, non ho niente. E sono pulito dentro, il sangue è pulito. Non ci sono putrefazioni, quindi non ho caldo. Beh, cosa mi ha detto il prete? Dice, tu devi venire qua il giorno così così per sposarti. E io gli ho detto, sì, io vengo, ma te non ti ci voglio. Tu sei un peccatore, peggio degli altri. C'è un prete, a Contrada, così gli ho detto, ciavolo, dove questo prete è amico mio, questo prete viene qua e mi sposa, dice non è possibile, è di un'altra parrocchia, e che ci sono problemi, me ne vado dai testimoni di Geova. No, 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 aspetta che te lo porto. Appena sentito che me ne andavo a sposarmi dal testimone di Geova, aspetta che te lo porto, quindi tu ti devi imporre. Poi mi dice va bene, e allora l'abbiamo chiusa la faccenda, no, ancora non è chiusa. E lui mi dice, mi porta il certificato di cresima, battesimo cresima, tu e tua moglie, e allora giorno 8 venite e vi sposiamo. Padre, non ci siamo ancora, né io né mia moglie siamo cresimati, ma allora non vi potete sposare, prima dovete fare la cresima. Io non faccio niente, io me ne vado in comune e me ne vado da protestante se i testimoni di Geova non mi accettano. No, aspetta, la calmiamo lì, ti sposo. Questo sto dicendo la verità. Io vi giuro per il mio unico occhio, quello che sto dicendo sono parole vere, dette fra me e il prete. Poi mi dice, devi venire un po' più decente. Gli ho detto, io c'ho questa e c'ho quest'altra cosa. Se lei parla ancora, vengo in pantaloncini e magliettina. No, no, mancano un paio di pantaloni lunghi. Allora ho preso l'abito che avevo da ragazzo, che mia madre mi aveva fatto, come se mia madre, essendo medico, aveva previsto qualcosa del genere e mi aveva fatto fare dal ragazzino un abito per poi sposarmi. E ho utilizzato questo. Bene, mi sono sposato. È nata mia figlia, Selene, e dovevo battezzarla. L'ho dovuta battezzare lì. Ci sono andato e c'erano altre tre persone. Era come se fosse... Una volta si battezzava una ogni volta, ora erano tutti uno dietro l'altro, che era una catena di Sant'Antonio. Ebbene, questo stesso prete, perché quello che mi ha sposato non era lui, perché lui se n'è andato. Poi è ritornato lui e mi dice, ho fatto battezzare la bambina da lui. C'è bambina che io non volevo far battezzare al prete. Mia moglie ha insistito, insomma, è stata fatta. Quando abbiamo finito tutto quanto, cioè si avvicinava ad ogni padre del bambino, lui e gli diceva, gli stringeva la mano e gli diceva, grazie, e gli lasciavano una busta in mano. Per tre bambini, tre buste in mano, non so quanto soldi c'erano. Quando si battezzava il bambino, un obolo gratuito, diciamo, meno di 5.000 lire, niente, perché allora c'erano i 5.000 lire quando... C'è un'offerta gratuita, ma meno di 5.000 lire, niente. Io allora non gliel'ho dato. E neanche per il matrimonio, per il battesimo di mia figlia. Quando è venuto da me, mi ha stretto la mano, io gliel'ho stretto, e gliel'ho stretta perché allora facevo bodybuilding, gli ho fatto male apposta, e gli ho detto, hai fatto il tuo dovere, ti saluto, ciao prete. E rimasto come
un cingolino scangiato. Ora, se tu non ti dimostri così con questa gente, loro credono di essere superiori a te. Tu devi dimostrare di avere un carisma così potente che loro, quando ti guardano, devono calare gli occhi a terra. Li devono abbassare gli occhi, perché non sono degni di te. Cioè, tutta la gente credono che non sono degni di loro, perché hanno quel saio. No, non è così. Così con le forze dell'ordine. Togli il saio a uno delle forze dell'ordine e un minchione qualsiasi misagitta, che se tu gli dai uno schiaffo chissà dove se ne va. Ma con la divisa diventa paceterno. Questo è il guaio. Ora col vaccino è lo stesso. Abbiamo paura di ribellarci. Ma per quelli che hanno paura, per questa povera gente che purtroppo non possono tutti essere osservatori palatini, per questa povera gente è semplicissimo. Il momento in cui ti fanno il vaccino, o il momento in cui devi andare da un dentista e per forza devi fare l'antibiotico, bisogna subito dopo mettere in bocca quello con la, del dentista, un pezzetto d'argilla, uno spicco d'aglio e bere acqua e propole, che è uno dei più potenti antibiotici naturali, che ferma il processo dell'antibiotico alterato, quello di, delle multinazionali. Si mette lui, ed è quello naturale, quello delle api, è il più potente che esiste. Infatti le aree che sono sigillate col propole, nessun virus, nessun batterio, niente entra là dentro per uccidere le api. E per quanti giorni? Che cosa? Questo discorso di mettere l'argilla con l'aglio in bocca e bere il propole, per quanti? Bastano 3 giorni, che viene tutto. Ora, per il vaccino bisogna bere acqua e argilla, bisogna bere un cucchiaio di propole, se possibile fare prima degli sciacqui e poi bere con mezzo bicchiere d'acqua il propole. Se hai delle gocce svedesi, prendele pure con un mezzo bicchiere d'acqua, come facciamo noi quando vengono qua le persone, che noi le curiamo da tutte le infermità con propole, con acqua, con gocce svedesi con acqua e con alcolaturo d'aglio con acqua. L'aglio è il secondo antibiotico più potente che esiste in natura ed è un equilibratore di pressione. Se è alta te la abbassa, se è bassa te la porta alla normalità. Quindi sono delle cose a nostra disposizione che non costano quasi niente. Noi dovremmo soltanto sapere, conoscere e aiutarci nel momento che ci impongono certe cose e non possiamo farne a meno. E bisogna sempre fare il clistere? Sì, questo sì. Perché tutto quello che c'è dentro deve uscire, perché l'argilla deve uscire. E deve uscire portandosi via il veleno. E così tutte le altre cose. E per questo clisterino per i bambini e clistere per i grandi. E per quanto riguarda l'alimentazione? Per quanto riguarda l'alimentazione, nel periodo che ci sono per esempio arance, che ci sono mandarine, che ci sono limoni, tutte queste cose, pompelmi, basta fare un bel succo di queste cose, contengono vitamina C. Oppure quando c'è nel periodo del peperone, che contiene 7 volte superiore alla vitamina C del limone, fai un frullato di peperone, ci metti un goccio di sale e un goccio d'olio e te lo bevi. Più vitamina C di queste non esiste, perché è il più potente portatore di vitamina C il peperone. E per quanto tempo si dovrebbe fare tutto questo? Per i vaccini? Per i vaccini? Se tu lo fai sono potente, ma se tu lo fai per una settimana lo distruggi completamente. Hai comunque debellato il veleno vaccino. Del vaccino. Sì. A livello genetico. Te lo distruggi a livello genetico. Non così e poi ritorna, non ritorna più.